Dopo circa 3 anni di chiusura, riapre nella sede dell'ex ufficio turismo di Piazza Bra il Museo della Radio Guglielmo Marconi. Sarà una galleria museale performante con mostra a tema comunicativo storico. L'inaugurazione si è tenuta martedì 2 agosto, proprio nel giorno in cui debuttò in arena il celebre soprano Maria Callas, con una mostra dedicata alla lirica veronese a supporto del festival operistico. Siamo nella galleria del Museo della Radio, la nuova sede del Museo della Radio in centro città Verona, ex ufficio turistico. Qui all'interno troverete svariate mostre dedicate a quello che è la comunicazione. Vista l'enorme quantitativo di materiale che abbiamo a disposizione, non possiamo esporlo totalmente qui dentro perché parliamo di un centinaio di metri quadri, faremo delle mostre tematiche dedicate a quello che è la comunicazione. Partiremo da adesso con la prima, oggi partiremo col discorso del supporto alla stagione lirica, con una mostra interamente dedicata alla nostra storia, all'opera, a Zenatello, a quello che è l'attuale stagione lirica che c'è in arena. Tutto è partito da Zenatello, alla Callas e quant'altro. Venite a trovarci, ci siamo tutti i giorni dalle 17 in poi per tutta l'estate, intanto con questa mostra dedicata alla lirica. Poi successivamente verrà praticamente fatto il mood definitivo che sarà la galleria dedicata alla comunicazione, con uno scheletro permanente di pezzi storici e tutto attorno delle mostre tematiche dedicate, dalle macchine da scrivere ai telefoni alla comunicazione globale, quello che Marconi ci ha donato ad oggi, che è il terzo millennio che viviamo.